Il Mesane Calcio vive in questa fase e un periodo dove non sa ancora in quale categoria giocherà. E abbiamo con noi il presidente del Mesane Calcio e del patron Vincenzo Tolisco. È da giugno che il Mesane ha acquistato sul campo il diritto di disputare l'eccellenza, ma in realtà ancora non è stato comunicato nulla di ufficiale. Ancora non è ufficiale. Noi... L'errore che ha fatto la FGG a Bari quando è stato ripescato il Barletta che ha portato il campionato a 17 di eccellenza ci avrebbero dovuto mettere subito a noi. Non aspettare che una società plurinquisita, ancora oggi che mancano 7 giorni a inizio della stagione agonistica, stiamo aspettando ancora quello che dobbiamo. Noi ancora non abbiamo la squadra, ancora non ce ne abbiamo niente. Stiamo aspettando, ci hanno parcheggiato in pratica. Da Vecchio, il presidente della federazione Gioco Calcio, in prima persona ha dichiarato che il Brindisi sarà iscritto nel campionato di eccellenza. Non credo che Da Vecchio abbia potuto dire una cosa del genere, perché non è possibile. C'è un consiglio nazionale lunedì, quindi non credo che Da Vecchio si sbilancia così. È impossibile una cosa del genere. Da Vecchio ha detto vedremo. E loro, cioè il sindaco fa la sua parte, il sindaco sta facendo il sindaco, ha bisogno di voti e giustamente sta facendo la parte sua, la parte del sindaco. A proposito di sindaco, anche il sindaco Molfetta è sceso in campo vicino al presidente, vicino alla società, ma anche a incoraggiare la città a non cadere nelle voci, ma di guardare con positività alla sentenza sportiva. Il sindaco di Mesagne sta difendendo una società serie, un gruppo di amici che ci stiamo sacrificando da anni, abbiamo iniziato nel 2011, abbiamo vinto tutti i campionati, non sta difendendo una società inquisita per calcio scommesso, il sindaco sa il lavoro che fa, sa tutto, quindi sta difendendo il giusto, il 18° posto di eccellenza è il nostro, meritato sul campo e non possiamo aspettare nient'altro. Cioè il 18° squadra possiamo aspettare una sentenza che comunque il Mesane non prende parte. Non c'entriamo. Invece per quanto riguarda il calcio giocato sappiamo che ha confermato mister Ribezzi, sappiamo che insieme a lei collaborerà anche mister Carbonella come consulente di mercato, ma sappiamo anche di alcune partenze di tipo Junco, di Sant'Antonio, Gennari, il tridente dell'anno scorso, ma anche alcuni giocatori come Caravaglio hanno chiesto di andare via. Come procederà la società per quanto riguarda il mercato? Noi di solito da anni noi valorizziamo questi ragazzi qua, difatti questi tu vedi Tramacere, vedi Morleo a Casarano anni fa, vedi di Sant'Antonio che li abbiamo presi a fine carriera e poi a Mesagne si sono rivalutati. Adesso ti do qualche nome, qualche ragazzo che pochi le conoscono, che stanno con noi quest'anno, Grego, Morelli, questi ragazzi qua diventeranno i futuri di Sant'Antonio che poi saranno, li vogliono tutte le squadre. Di Sant'Antonio comunque non è stato riconoscenza perché l'anno scorso alla prima parte del campionato non ha meritato, adesso lui è andato altrove, per noi ci sta bene così, non ci sono problemi. Lunedì sarà a Milano? Avevo preso già degli appuntamenti, bisogna vedere l'orario, se riesco a coincidere l'orario sicuramente sarò là, sicuramente. Va bene, grazie.